Beh, proseguiamo allora con queste presentazioni negli obiettivi che ci ha detto il dottor Rollo, che è quello ovviamente di ridare una funzionalità, di ridare un motivo così di vivere. La mattina si alza e ovviamente uno ha bisogno di muoversi, non aver dolore. Quindi l'obiettivo è quello di controllare il dolore, di migliorare la mobilità dell'articolazione, di arrestare l'iter evolutivo in qualche modo, di limitare il deterioramento strutturale e ovviamente ridare un miglioramento funzionale e migliorare la qualità della vita. Questi obiettivi li abbiamo già visti nella relazione della dottoressa Tondi, i quadri radiografici dell'evoluzione dell'artrosi, definiti grado 1, 2, 3, 4 a seconda dell'erosione più o meno dell'articolazione, artroscopicamente evidenziati e definiti in questa alterazione degenerativa della cartilagine con un rammollimento e una erosione completa. Qui vediamo il crediting artroscopico, quindi andiamo subito avanti, sono situazioni che abbiamo già definito e quindi presenteremo dei casi clinici. In questo caso indichiamo soltanto quali sono le possibilità per via artroscopica, cioè il lavaggio articolare con una possibile debridement, condroabrasione, microfratture, perforazioni e trapianti. Qui vediamo appunto dei micro erosioni, delle perforazioni della cartilagine per via artroscopica. E vediamo questa è un'artroscopia con un palpatore, si può evidenziare, valutare la erosione della cartilagine. Qui praticamente è un quarto grado, non c'è più, è una articolazione, questo ginocchio, destinato ad una protesi. In questo intervento viene fatto invece soltanto una meniscectomia selettiva, una condroabrasione per ridare per migliorare la qualità della vita, ma senza arrivare ancora alla protesizzazione, che farà in un secondo momento. Ovviamente qui non stiamo neanche a pensare ad una ipotesi di trattamento conservativo o mini invasivo, si tratta ovviamente di un caso abbastanza chiaro. Sono 10 anni che non esce da casa, è un caso che porto spesso. Una nostra paziente è venuta a Bologna da Casarano, non usciva da casa, non pensavano ci fosse più, ma dopo 10 anni l'hanno rivista nuovamente una ovviamente processione, e lei contentissima, qualcuno le ha detto pensavo non ci fossi più, in realtà è tornata a vivere e a camminare. Queste sono delle situazioni di artrosi eloquenti che non hanno bisogno di trattamenti conservativi. L'ipotesi e la soluzione è sempre quella chirurgica, un'artroprotesi totale di ginocchio. Come diceva anche il dottor Rollo, ovviamente è importante il planning preoperatorio. Questi sono i planning. Noi facciamo delle valutazioni, capiamo quali sono le protesi, il numero, la dimensione, che tipo di protesi, tutto questo ci permette poi di fare un adeguato intervento. Noi scegliamo le vie di accesso e questo ci permette appunto di arrivare poi all'articolazione, la cui esposizione e preparazione dell'alloggiamento protesico ci permette poi di mettere una protesi adeguata. Chi sceglie un'altra via di accesso a seconda dell'esperienza, del tipo di patologia e del tipo di protesi, noi abbiamo un accesso laterale, in questo caso con una protesi. Andiamo su un altro. Qui invece vediamo un intervento che abbiamo fatto. Può partire. I filmati non partono. Partono. È partito. Ecco. Si prepara in sala operatoria con la massima sterilità. L'articolazione da operare, in questo caso appunto il ginocchio. Questa è una via di accesso anteromediale. C'è appunto, come ho detto prima, anche quella laterale, in questo caso un ginocchio varo, si prepara lo scollamento della cute, la incisione sullo tendine rotuleo, la lussazione della rotula, l'eliminazione del corpo adiposo di Hoff, degli osteofiti,
della sinoviale, si prepara l'alloggiamento della protesi. Ecco, questo è il corpo di Offa, vicino al tendine rotuleo. La preparazione dell'alloggiamento protesico, questa è la componente femorale. Queste sono delle mascherine di prova che mettiamo per definire l'entità della resezione. E questa è la resezione a livello femorale. Siamo dei fabbri, no? Un po' siamo dei falegnami, c'è chi ci chiama Geppetto. Poi vediamo la preparazione della componente tibiale. Queste sono sempre delle mascherine che ci permettono di definire l'entità e l'allineamento della protesi. La resezione e preparazione dell'alloggiamento protesico a livello della tibia. Abbiamo definito la misura, l'entità, facciamo una prova con una componente protesica di prova, flesso estensione, stabilità, rimozione degli osteofiti e preparazioni anche della rotula, mettiamo del cemento sulle componenti protesiche e poi le mettiamo in sede. Inserto e tutto e abbiamo la protesi definitiva. Si prova la stabilità e la protesi è pronta. Questi sono dei casi che abbiamo operato quando si diceva prima fare la protesi, quando ce n'è bisogno. Quindi non è un problema di età, non è un problema di quanto la protesi dura. In realtà una persona di 40 anni ha bisogno, come in questo caso Angela aveva bisogno di fare una protesi, è un ginocchio valgo grave che le impediva di condurre una vita normale. Dopo qualche giorno dall'intervento, già un carico parziale con due stampelle, va in sala operatoria, in palestra per la terapia riabilitativa, per la riabilitazione. E un buon intervento, un ottimo intervento non è destinato al successo se non c'è una partecipazione da parte della paziente, se non c'è una ottima collaborazione e un ottimo impegno anche da parte della terapista, della fisioterapista e della riabilitazione. Qui c'è Marco che aiuta Angela nel programma di riabilitazione e permette di conseguire degli ottimi risultati con questo, in questo modo. La voce? Qui la sigaretta prima all'indietro e poi in avanti. Questo già nel primo posto operatorio, sono 10-12 giorni. Ginocchio in asse, funzionale, dopo due mesi questo risultato, abbandona anche la seconda stampella, risultato funzionale eccellente. In basso abbiamo un secondo caso, anche questo è un ginocchio valgo. Andiamo al secondo. Ecco, questa è la limitazione funzionale, la qualità della vita, il dolore. Dobbiamo superare questa situazione. E già dopo tre giorni vanno in piedi, camminano. Qui invece qualche giorno in più, credo 15. Sta ripetendo. Sono passati tre giorni allora dall'intervento, mercoledì e oggi è sabato, prego. 18 giorni dall'intervento, prego. Venga. Come le chiedo ancora, che intervento ha fatto? Ecco, quanto tempo fa l'ha fatto? 30 giorni. 30 giorni, un mese? 30 giorni. Come si
Questa è una signora di 70 anni, mentre suonavamo una di 40. Quella di 70 anni è ringiovanita dopo questo intervento. Ecco, calza rete anche, tacchia, perché permette di ritornare a ballare. Ebbene, passiamo a altri due casi. Questo invece è Pasquale, 76 anni. È un agricoltore, lui non l'ha fatto, doveva farlo prima, non l'ha fatto prima perché non ha tempo, non aveva tempo, i nostri contadini hanno la necessità di non perdere tempo. Però poi alla fine ha deciso di farlo, è ritornato, prima ha fatto il ginocchio destro e poi anche... Ecco, qui è già dopo il primo impianto, qui siamo... Dopo 9 mesi fa anche il sinistro. Ecco, già subito dopo qualche giorno salgono e scendono le scale, poi dopo una decina di giorni vanno a casa con una completa autonomia. Apriamo l'altro, anche questo è un caso molto interessante, un ginocchio valgo, un ragazzo giovane, relativamente 60 anni, che ha un ginocchio valgo importante ma associato anche ad una malattia neurologica. Lui ha una Charcot-Marie, anche i piedi sono alterati, c'ha il piede cavo con le dita in griffo. E vediamo le difficoltà a camminare avanti e indietro, ma soprattutto una cosa importante, ecco, gli chiedo di scendere dalle scale. È la smorfia. E non ce la faccio. E quindi Roberto ha una qualità della vita scadente, per cui questo è il suo piede, che gli altri praticamente la postura. L'intervento non lo facciamo vedere ovviamente tutto, andiamo avanti. Eccolo qua. Qui 5 giorni. Sei giorni dall'intervento, sale e scende le scale. È già tornato a casa, carico progressivo, ancora 2 stampelle ma ormai li ha già dismesse. Flessione a 90 gradi, sale e scende le scale. A ottobre farà anche l'altro ginocchio. Passiamo, andiamo giù adesso, avanti la prossima. Questo, pardon, quello su. Una paziente con una, quella è una molla di Codivilla, ha una paralisi dello sciatico dovuto ad una pregressa intervento di, per un'ernia paralizzante, un'ernia struta, 5 anni prima, e lei va in questo modo col girello, per cui la necessità di una protesi, un ginocchio lasso, artrosico, dopo qualche giorno già dall'intervento, anche la sua qualità della vita è nettamente migliorata. Va ancora con 2 stampelle perché sono passati appena pochi giorni, 5, 6, 7 giorni, ma dopo 5 anni da che non andava, andava solo col girello. Sale e scende le scale, ma dicevo dopo anni che usava il girello riprende con le stampelle, ma addirittura lascia anche le stampelle. Marco è il fisioterapista, eh? Come dicevo, una buona fisioterapia è necessaria ovviamente per il successo di un intervento. Ecco,
Bene, giri adesso, vado in là. Anche questa donna è felicissima. Potevi anche lasciarla la stampella, no? Dove lasciarla? Dove lasciarla? Venga senza stampella, venga. Siamo a 3 mesi già dall'intervento. Per la prima volta riesce a camminare. Adesso sta recuperando notevolmente. Ed infine vediamo un altro caso, quello sotto, è l'ultimo. È un'altra protesi di ginocchio un po' particolare, un ginocchio valgo, lasso, artrosico, una paziente con una polio, paziente di 50 anni. Una protesi speciale che ovviamente richiede uno studio prima, il planning, quindi una protesi lunga da revisione, che dia stabilità e funzionalità. Dopo 15 giorni, 8 giorni dall'intervento, controllo, dopo 8 giorni dall'intervento già ha questa possibilità di dare il peso, di caricare, di andare con 2 stampelle, il ginocchio ovviamente stabile. Dopo pochi giorni lascia anche una stampella. Riesce ad andare anche senza stampella. Avanti, andiamo a vedere, vi chiedo scusa, sto finendo, sono 2 interviste che sono state fatte a Harry De Luca e a Kurt Dinberger. Harry De Luca ha fatto anche lui una protesi, abbiamo fatto una protesi, e lui oltre ad essere un grande poeta è anche uno scalatore. Quindi lo rifarebbe ovviamente questo intervento, lo consiglia e lui. Non solo come scrittore, ma anche come scalatore. C'è qualche effetto sgradevole, ecco, lui lo evidenzia, ecco. L'unico effetto negativo. Partiamo con l'altro. E invece questa è la testimonianza di Kurt Dinberger che è con noi e che fra l'altro avremo il piacere subito dopo di ascoltare in una sua avventura, una delle tante avventure. Lui è un cineasta degli 8000, ha scalato tutte le montagne più alte del mondo, a 83 anni gli facciamo gli auguri perché è arrivato a 1000 mesi adesso, 83 anni e 4 mesi, auguri. Quindi non è più nelle montagne, ma ci permette di sentire e di ascoltare una delle sue avventure. Io spero tanto che sia di vostro gradimento. Grazie intanto per l'attenzione e auguri a voi.